Allora, l'altra volta si è detto che nella garuffa l'importante è, si è detto, dare la forza che la vela avversaria oltrepassi i virilli della distanza che ha, capito? Cioè la, se la prendi piena devo oltrepassare i virilli della distanza che ha. Quindi allora, tu, qui... allora per ricapitolare magari coloro che non l'avevano visto la scorsa settimana, Michele ci teneva a sottolineare che per trovare la traiettoria giusta della palla che dobbiamo fare correre, per trovare la traiettoria giusta bisogna guardare il birillo rosso in direzione della palla che deve essere colpita, giusto? Quindi in questo caso, se noi sappiamo che questa è la traiettoria, dando la forza giusta per fare il birillo rosso... No, la forza, dunque, se noi si prende questa biglia piena... Sì. La biglia avversaria deve oltrepassare il birillo rosso della stessa distanza che lo sta, cioè per esempio ora fra la biglia c'è un metro, lo stesso metro deve arrivare di qua se io la prendo piena. Perfetto. Se la bianca fosse stata a metà strada sarebbe stato mezzo metro, sarebbe quindi, stato qui. Esatto. Dando questa forza, non prendendola piena si dividono le palle e rimane il castello, che è poi il succo della garuffa. Certo, però abbiamo sottolineato l'importanza che la traiettoria che deve fare è quella... La traiettoria è quella del birillo rosso quando si può. Sì. Quando non si può, ecco importante il conteggio, bisogna riuscire ad arrivare e decidere noi quale angolazione, se per esempio c'è un pallino nel mezzo. Dunque questo conteggio è un po' complicato, io purtroppo ecco perché... è un po' complicato. Allora, iniziamo a parlare così. Allora, ci sono... Noi abbiamo la nostra sponda corta che è questa, qui, sì, dalla parte di qua, che parte da, sempre al solito 0, 10, 20. 20. Poi abbiamo la sponda lunga dalla parte di là, questa qui, che parte da 0, 10, 20 e via discorrendo. Poi abbiamo la sponda corta di sopra che va 0, 10, 20. Quindi noi bisogna scegliere un punto dove andare sulla sponda corta finale e bisogna avere un metodo che ci permetta di arrivare a quel punto. Quindi se ho capito bene, non è tanto importante in questo momento parlare della garuffa, ma è molto importante invece sottolineare il fatto che noi dobbiamo conoscere la traiettoria della nostra palla ogni qualvolta ci posizioniamo sul biliardo. Quindi dobbiamo sapere dove esce la nostra palla, certo. Dico bene? Quindi tu hai fatto un conteggio, hai elaborato un conteggio. È un conteggio che ora io ho qui il disegno, ma ora non lo inquadrerei perché sono quattro disegni. Sono certo. Quattro differenze che poi alla fine della trasmissione loro le inquadreranno e le persone da casa se le devono scrivere. Ecco, quindi prendete carta e penna, perché è importante. Io so che molti lo fanno già, prendono carta e penna, se ne scrivono, così almeno... Sono quattro differenze. Io parlerei stasera di una di queste quattro differenze, che si chiama differenza 20, sì. No? E che è la più usata, la più comune, cioè quella, se impara la differenza 20, le altre vengono di conseguenza. Perfetto. Differenza 20 cosa significa? Abbiamo detto che qui abbiamo una numerazione, e lì dove sei te abbiamo un'altra numerazione. Quel numero dalla tua parte, meno sottratto il numero da questa parte, deve essere 20. Deve darmi il numero 20. Deve essere 20. Quindi, perfetto, prendiamo degli esempi di differenza 20. Se io mi metto questa biglia qui a 0... E quindi fai vedere col dito, per favore, Michele. A 0 qui. Lo 0, perfetto. E le direzioni... 20 meno 0 fa 0. Quindi questa è una differenza 20. Perfetto. Questa differenza 20 io la posso avere anche qui. Se metto una biglia qui e vado nel 30... 30 meno 10 fa 20. Quindi anche questa è una differenza 20. Io la posso mettere anche nel 40. 40 meno 20 fa 20. Perfetto. Quindi queste sono differenze 20, che poi può essere 33, metti il dito a 33. 33. Meno 13 è una, esatto, differenza 20. Bene. Quindi ci sono tante possibili differenze 20. Perfetto. Allora, le differenze 20, cioè quindi quando la sottrazione fa 20, tutte le differenze 20 si accomunano, cioè hanno una cosa in comune, che tutte, giocandole di massimo effetto, insomma tutto effetto, steccata, passano sul rosso, come finale, sì, passano sul rosso. Infatti un allenamento ideale per imparare a tirare la garuffa è quello di togliere il filotto, anche il rosso,
e riuscire a tirare tante differenze eventi, riuscendo a far passare la nostra biglia nel centro di questi periodi. Perfetto. Questo... Cioè riuscire sia da 0,20, sia da 10,30, sia da 20,40 e sia da tutte le altre differenze eventi a far passare, a trovare quell'effetto che ci permette di far passare la nostra biglia nel centro dei veridi. Ah, facciamo una prova. Se noi mettiamo una palla così, a caso. 10-30. Allora, tu guardi, giustamente, voi direte, come si fa a trovare il 20? Lo rispieghiamo un attimino. Guardando 30, l'impostazione di Michele, vi accorgerete, puoi mettergi una stecca Michele, grazie, vi accorgerete che la stecca passa sul 10, come ha detto Michele poc'anzi. Certo. Allora, mirando il 30, 30 meno 10 da 20. Allora, picchiando qui di tutto effetto. Per ora non sappiamo ancora dove andrà la biglia là, ora ne parlerò. Okay. Per ora faccio solo la prova di trovare quell'effetto che io ora non lo so e provo, guardiamo. Che mi fa passare, ecco, in questo caso io ho dato poco effetto, ce ne vuole di più, cioè io continuo ad allenarmi fino a che non riesco, ma non una volta sola, io sono stato a giornate, a far passare con la differenza 20 la biglia sempre nel centro. Allora, a questo punto ho trovato l'effetto. Perfetto. Della differenza 20. Perfetto. Ora, allora, se tu in questo caso dovessi ritirare questo tiro, sai che devi aggiungere un po' di effetto a questa palla, quindi certo. Lui automaticamente la palla si stringerebbe e passerebbe nel centro. Allora, perfetto. Ora cosa succede? Che ora entra in base, che si è capito che facendo una differenza 20, qualunque essa sia, noi arriviamo al rosso. Perfetto. Ma la cosa più importante che ci interessa a noi è sapere da dove arriviamo, cioè ora entra, te vai là un attimo e entra e facciamo vedere. Allora. Quindi che differenza c'è fra due differenze 20, una 20 meno 0 e una 40 meno 20? Sì. La differenza è semplice. 20 meno 0 arriva sul rosso da 12. Quindi da questo punto. Chiaro, questa è una prova che si deve fare. Certo. Io parlo del biliardo di solito, quello nuovo è un pochino, ma insomma, se poi un biliardo è battuto uno prova. Comunque, questo biliardo è da 12. Sì. Se io tiro una 5-25, sì, che è una differenza 20, sì, arriverò da 13, sempre al rosso. Se io tiro una 10-30, arriverò da 14. Se io tiro una 15-35 arriverò da 15, se io tiro una 40-20 arriverò da 16. Quindi 12, 13, 14, 15 e 16 sono i numeri progressivi delle differenze 20 da 0. Che passeranno sul rosso in questo caso. Va bene? Che passeranno sul rosso se io do l'effetto giusto. Perfetto. Là ci vanno, in qualunque modo io la mando. Cioè, poi l'effetto è quello che conta per arrivare sul rosso. Quindi se in questo caso 12, se io mettessi un birillo in questa posizione sul 12, io tirando 0,20 abbatteresti il birillo. Abbatterei, faccio una prova, abbatterei il birillo e arriverei al rosso, al birillo rosso, con questo giro. Perfetto. E come avete potuto questo è un allenamento ideale. Io in questo caso ho tutta una traiettoria, ecco, ci tengo a spiegare questa cosa un attimo. Ho tutta la traiettoria di un tiro già in mente prima di tirarlo. Io ho 0, 20, 12 rosso, ci potrei fare una riga, un disegno. Certo. Il discorso che io facevo l'altra volta, cioè dell'altezza di questa palla. Se io vado a alzare questa palla nella direzione del 20, quindi invece che da qui la metto più avanti, cioè la vado a spostare qui, sempre nella stessa direzione, siccome io sto usando un metodo di diagonali, sì, no? Cioè, per me è la stessa palla, basta che non cambierà, la stessa non cambierà nulla, non cambierà mai, capito? A differenza di altri conti invece. Bravo, questo è importante. Esatto. Allora, questo lo teniamo preciso. Ma abbiamo tempo ora per dimostrare, però tutti gli tiri, però una cosa importante la dobbiamo dire. Molti appassionati, quindi molti campioni, molta gente che gioca